Quando vidi il mio cane per la prima volta ero triste. Perché? Perché ripensavo a quando ero bambino, quando ci si divertiva nei parchi a giocare, tranquilli. E allora appunto ero andato in questo parco, da solo. E mentre ero lì ho sentito abbaiare. E mi volto e c'era un affarino, un cagnolino piccino. Sembrava un cucciolo. E invece no, era proprio uno di quei cani piccini, che non crescono. Simpatico. Comincio a giocarci un po', pensavo ci fosse il padrone, invece non c'era né medaglietta, né collare, né nulla, nessuno lo chiamava, io andavo, mi seguiva, cammina, cammina, sono arrivato a casa. E me lo sono tenuto. E ora come lo chiamo? Bobby, Fuffi, Zanna Bianca. Giuseppe, come mio zio. Mio zio morto in guerra. Povero zio. Quanto ha patito in guerra. Lui l'ha fatta la guerra, eh. L'ha fatta, sì. La guerra col comune, non quella in Russia. Col comune. E anni e anni avvocati, tribunali, gli andò giù la casa. E un architetto imbecille fece i lavori sotto nelle cantine, tranciò le colonne portanti per ampliare i locali, diceva lui. E dopo 2 anni crollato tutto. E mio zio ci ha rimesso, eh. C'aveva quadri di valore. 300-400 milioni, delle vecchie lire, ma sempre milioni sono. 300-400 milioni, sì, infatti. Perse anche la mizia, ma per quella la guerra non l'ha mai fatta, ma per quadri, no, perché lui l'arte la sentiva, proprio toccata di tutto, ma l'arte. E infatti per questi quadri, cioè, andava tutti i giorni in comune, sotto le finestre, si incazzavano, la mizia era proprio incazzata. Incazzato, gli veniva una rabbia, poi urlava, ridatemi i soldi, ridatemi i soldi! Proprio non ce la faceva, l'ingiustizia. Però poi purtroppo la guerra l'ha persa. L'ha persa perché un giorno era lì che urlava, ridatemi i soldi! Pa! Un colpo, un ictus, un embolo, gli è partito e niente, insomma. E Giuseppe è come mio zio. Perché non abbaia mai, ma quando abbaia, proprio si, gli viene una rabbia dentro che tocca portarlo fuori a pisciare per calmarlo. Il cane, no, mio zio, lui andava a vedere i cavalli che correvano all'ippodromo, insomma ci scommetteva anche, ma vabbè, insomma lui l'importante era vedere i cavalli che correvano liberi nella natura, intorno, vabbè. Ma infatti i quadri glieli aveva dati uno lì che gli doveva qualche soldo. Perché poi si è scoperto anche dopo che lui i soldi li prestava, perché era generoso. Li prestava i soldi. Povero zio. E insomma, Giuseppe qual è mio zio? Che poi a me non mi. Manco mi piacciono i cani, eh. No, non mi sono mai piaciuti. Ma Giuseppe nemmeno puzza di cane. Fuori piove? Lui si bagna? Torna a casa? Niente. Un cuscino. Giuseppe. No, ma Giuseppe va lasciato stare. Infatti lasciatelo stare. Eccolo lì, guarda. Giuseppe. Giuseppe.